Ragazze, benvenute nella mia cucina. Allora, oggi per questo video mukbang vi faccio vedere anche una ricetta favolosa che praticamente è la pizza proteica. Adoro pizza light proteica, super super buona e facilissima da fare. Poi dopo ce la pappiamo e rispondiamo a tutte le vostre domande. Allora, l'andiamo a fare col preparato di Foodspring. Ragazze, questa è una novità favolosa su Foodspring che non dovete farvi scappare, non potete. Se anche voi come me, lo so che siete amanti della pizza come me, questo praticamente per fare la protein pizza, cioè praticamente senza stare a mettere a utilizzare le farine light, la farina integrale oppure la pizza albume. Questa è una figata perché già è pronto, si mescola semplicemente con l'acqua, si impasta per tenere nel forno e si fa la pizza e dà dei valori ottimi perché ha pochissimi carboidrati e valore alto di proteine, quindi è super super light e contiene tutte farine pregiate, farina di pisello, farina di lenticchie, farina di semi di lino, quindi è molto molto dietetico, farine 5 cereali, un mix di farine ed è dentro c'è anche, c'è tutto quello che ci deve essere, voi dovete aggiungere soltanto l'acqua. È buonissimo, quindi la pizza che non fa ingrassare finalmente. Yeah! Comunque, non vedo l'ora di assaggiarla assieme a voi. La faremo, vediamo un po' i gusti come la faremo, però io sono troppo felice di avere una pizza light finalmente già pronta, quindi subito si fa. Adesso vi faccio vedere. Prepararla, basta unire 100 grammi di preparato con 100 di acqua che ho già messo qua dentro, sempre nello shaker di Foodspring. Ho messo semplicemente acqua e vado a mettere qua dentro perché ne voglio fare due. Penso che secondo me 200 grammi vada bene, quindi farò la media di 100 grammi a pizza, no? 100 grammi a persona più o meno. Quindi ecco qua, questi sono i miei 200 grammi. Aggiungo 200 g di acqua tiepida e vado a mescolare. Ovviamente da buona napoletana io userò le mani per mescolare il tutto. Dopo la andiamo a mettere nella teglia, potete anche aggiungere ad esempio mettere la carta forno così magari la fate ancora più leggera oppure mettete un filo d'olio, quello che volete. Allora, dopo che l'avete impastata, non ha bisogno di lievitare, però ho letto sul sito Foodspring che è meglio farla riposare 10 minuti. Quindi la farò riposare 10 minuti mentre accendo il forno e così si preriscalda anche il forno e siamo pronti. Vedete? È proprio la quantità giusta, ragazzi. Una bella palla omogenea, quindi top. Adesso la mettiamo qua. Ecco la nostra palla, ragazzi. Adesso io la faccio riposare per 10 minuti, come consigliato sul sito, ecco qua, vedete, e poi la mettiamo nel forno. Ok, ragazze, sono passati 10 minuti, quindi io vado a prendere la pizza e la vado a stendere. Anzi, visto che ne voglio fare due, la divido già a metà e la vado a stendere. Ecco qua, con un matterello. Ok, vado a fare il formato di questo qua, perché ho preso due di questi qua appunto per metterci la pizza dentro. A me non piace tanto doppia la pizza, mi piace sottile e croccante, spero che venga così perché a me piace proprio sottile e croccante la pizza. Non del mio mitico olio spray. Ok, in questo modo ungiamo bene tutto, anche i bordi, così non si attacca. Anche ritagliare un pochino i bordi per farla più carina in questo modo. Ok, e questa è la nostra pizza. Eccola, ragazze, adesso faccio anche quest'altra e in forno. Vedete nel forno, adesso apro perché sono passati 10 minuti. Come scritto sul sito Foodspring, l'ho fatta cuocere prima. Vedete, prima senza salsa, e poi dopo ci metterò la salsa e faccio cuocere altri 10 minuti. Comunque è semplicissimo e velocissimo. Mentre la pizza si cuoce, io vi ricordo il mio codice sconto Foodspring che sempre mi chiedete ed è CarlitaYT. Con questo codice potete comprare quello che volete sul sito Foodspring, avrete sempre lo sconto del 15%. Io vi consiglio
ovviamente di provare questi qua preparati per pizza. Io ne ho presi due, uno l'ho portato a mio padre, infatti anche mio padre è impazzito. E vi consiglio di prendere le creme al cioccolato, la crema al cocco, ci sono tantissime cose buone, tutte light e fitte, hanno un sapore buonissimo, quindi approfittate. Sì, allora, ho messo la salsa di pomodoro sopra e in una ho messo le zucchine e quest'altra qua invece dopo metterò un po' di formaggio, un po' di sottiletta, insomma così. Quindi adesso le vado a infornare per altri 10 minuti. Olio, 10 minuti e sono pronte. Grazie, ecco le nostre pizzette fit. Guardate come sono belle. Qui ho messo anche la sottiletta light. Lo so che la mozzarella sulla pizza è la morte sua, però non ce l'ho, se non l'avrei messa. Anche se comunque con la sottiletta light l'abbiamo fatta proprio fit e light al 100%, le zucchine e le olive. Questa l'ho fatta semplice e poi ho preparato anche un'insalatina. Mi piace tantissimo un'insalata fatta così con i sott'aceto. Sono troppo troppo buoni e così mangiamo anche un po' di verdure, insomma. Che bello, che buona! Molto molto invitante, sembra proprio croccante come piace a me. Guardate come, e le zucchine non le ho cotte prima, avete visto? Sono cotte nel forno, quindi super veloce. Ciao ragazze! Sbaglio sempre, come amore, mi scordo. Ciao bimbi, ciao bimbe. Ma anche ragazzi, ciao ragazzi, ragazzi, ciao ragazzi, ciao ragazzi, ciao bimbe, ciao, ciao bimbi. Ciao nonni, ciao nonni, ciao papà, ciao mamma. È mamma. Mezzanotte e stiamo per fare questo video mukbang. Mamma, mio amore, stanchissimo. Dormire, no, poi fa morire che Dario fa video in pigiama, con le sopracciglia tutte così, i capelli tutti scombinati, veramente, di solito è più figo. E infatti abbiamo fatto appena il nostro baby shower, se ci avete seguito su Instagram, venite su Instagram, seguiteci e venite a vedere le splendide foto dove eravamo fighi. Là eravamo fighi, è vero amore? Sono comunque figli. Adesso rispondiamo a tutte le vostre domande e mangiamo la meravigliosa pizza di Food Spring Fit Light. E vi ricordo il codice sconto CarlitaYT con cui potete comprare questo prodotto, ma tutto quello che volete con lo sconto sul sito Food Spring, quindi approfittate. Il mio pancione sta ancora qua, facciamo vedere il pancione. Il super pancione, eccolo qua. Super Santos. Beve il suo nome, non ti scorda. Sì. Taglia. Vai, a te l'onore, fai quattro parti e quattro parti. Allora, pensi, questo è bellissimo. Pensi che l'arrivo di Baby Pizzetta cambierà la vostra vita? Ma lo chiamano Baby Pizzetta perché mangio sempre pizza, quindi dico, praticamente sfornerò, farò una pizzetta. Un figlio pizza. Baby va pizza. Va bene. Comunque cambierà la nostra vita sicuramente, ma comunque è meglio perché comunque sarà più ricca e sì. Più... è più frenetica. No, frenetica. Sicur- sì, perché i bambini tipo, dare avanti indietro. Ma ti fa stare anche molto spesso, molto di più a casa. Vabbè, no, soprattutto all'inizio. Ad esempio in inverno, comunque febbre, tipo, fa freddo, esci di meno. Quindi secondo me sì, la vita comunque cambia, però sicuramente è meglio, dai, comunque è una cosa bellissima. Comunque ragazze, vi volevo troppo troppo ringraziare perché sotto i video mukbang ci lasciate un sacco di bellissimi commenti. È veramente veramente bello per noi, vero amore? Un sacco di apprezzamenti, dite che vi piace, che come se state con noi, sì. A mangiare qua con noi, a noi veramente farebbe piacere. Prego, invitarvi, sì, abbiamo diviso tutte e due a metà, sì. A casa nostra, quindi perché noi siamo molto ospitali anche con sì. I nostri amici, bello. Le famiglie, quindi magari, però certo, così sì. È un modo di poterlo fare. Qualche volta facciamo, invitiamo a due alla volta. Ci vuole una rezza per poter. No, due alla volta. Comunque lasciate tanti like al video se vi piacciono questi video e potete anche scrivere nei commenti le domande per il prossimo video mukbang. Dove? Prossimo, però. Non si sa mai se il prossimo video io sarò spanzata o sarò appanzata, quindi sarà tutta una sorpresa. Comunque voi seguitemi sempre su Instagram. Perché qualora io dovessi andare a partorire, tipo adesso, ovviamente non potrei fare un video, ma potrei darvi la notizia su Instagram, quindi è molto più immediato. Ma mangiamo prima poi, no? Eh sì, mangiamo prima, è normale, perché a pancia piena ci vogliono le energie per partorire. No, dico, se casualmente devi partorire, mangiamo e poi andiamo. Ah, ecco. Poi ci vogliono in mca. C'è tutto il tempo, amore, per partorire. Con calma. Comunque questa pizza buona. È buona. Devo dire, è buona. Ed è... sottile, croccante, poi dipende pure dalla cottura, se la fate cuocere di più, come piace a voi. No, amore. Piace? Veramente buona, ragazzi. Grazie. Nonostante sia fitto, ma è buona.
Sembra tipo una pizza integrale normale, insomma. Ragazzi, molto, adesso molto apriamo buona. Una pizzeria. Complimenti Food Spring, ragazzi, compratela. Adesso anche io, appena finisco di registrare questo video, vado sul sito Food Spring e faccio rifornimento, perché tutte le cose Food Spring, ogni volta che ve le faccio vedere, sold out. Ultime novità, vi giuro, vanno sempre sold out. Allora, stavolta non mi fregate. Io compro 5 barattoli. È troppo buona. Caldita Y non c'è il codice, ragazzi. Mettilo pure il codice. Ma certo. Questo è bellissimo. Come ti ha conquistato Dario? Con le pizzette. Col cibo, raga. No, ma davvero, nessuno ci crederanno, ma è vero. Con le chiacchiere. Cioè, lui mi ha conquistato col cibo, no vabbè, scherzo, con la sua simpatia e con la sua bontà d'animo, la sua purezza d'animo, la sua gentilezza. Il fatto di interessarsi a me tutto e per tutto, di trattarmi bene, di rispettarmi, queste cose qua che sono veramente rare oggigiorno nei ragazzi, cioè veramente vedo sempre più ragazzi che sono proprio sono bugiardi, ti usano, ti trattano male. A me questa cosa non è mai piaciuta, vi giuro. A me il tipico ragazzo stronzo non mi è mai piaciuto, cioè voglio uno che va a sentire amata. Poi, questa è bella, questa rispondi tu a me. Qual è la cosa più importante di una storia d'amore secondo voi? Siete unici insieme. Grazie, grazie Lucy, mando un bacio. Lucy, secondo me è rispettarsi e amarsi per tutta la vita. Sì. Questo era il segreto. Secondo me questo è. E poi la cosa bella è stare bene, cioè se tu hai come scopo far stare bene quella persona, vuol dire che la ami. Perché io se ho, come, cioè io, per esempio, quando sto con Dario, so che lui non farà mai volontariamente qualcosa per farmi arrabbiare, non sbaglierà mai nei miei confronti, non mi dirà mai qualcosa di offensivo, no, ma queste cose a me mi fanno stare bene. Cioè una persona che invece mi fa soffrire o che comunque mi tocca i miei punti deboli, eccetera, questa persona secondo me non è amore. Perché se tu devi litigare ogni giorno non è più amore. Invece io so che con lui sono serena, so che con lui... Chi è serena, amore? No, sereno. Andiamo avanti. Serena, dove sei? Cosa hai provato quando hai fatto il test di gravidanza che ero al settimo cielo? No, io ero un po' sconvolta. Stava piangendo. No, piangendo no. Di felicità. Però, no, ero stranita comunque. Particolare la situazione. Voi dovete sapere che io... sono una persona molto, mi piace decidere della mia vita, quindi questa cosa che non avevo programmato, insomma, mi ha un po' sconvolto. Ormai però deciderà sempre lui. Infatti ormai da quel momento in più poi io non ho deciso più nulla della mia vita. Ok, e appunto rispondiamo anche alla domanda di Enzo Ilari che ci chiede: l'arrivo di Bebe è stato inaspettato, lo avete ricercato? Ti mando un bacio innanzitutto. Lo volevamo, cioè c'era il pensiero, però poi è arrivato prima che noi avevo pensato. Lo progettassimo. L'ha pensato lui per noi. Allora, vi sposerete se si in chiesa? Sì, sicuramente. Non sappiamo quando, però. Quando avremo un po' di tempo, di tregua, caduta una pallina. Di spensieratezza per poterci godere questa cosa, perché no. Tanto ormai comunque viviamo insieme. Non è che cambi molto, però è bello. Bello fare. Facciamo questo nostro video e che ci porterò le figlie. Sì. Allora, come mai Dario non ti ha ancora fatto la proposta di matrimonio, eh? Amore, come mai? Avrebbe detto no. Vabbè, lo sai che la proposta di matrimonio si può fare anche in anticipo. Vabbè, però dopo 6 mesi. Cioè, si può anche fare la proposta e poi risposi dopo 2-3 anni, 4 anni. Ti devi sposare dopo 6 mesi. Ma non è vero, amore. Non è vero. Ragazzi, scrivete nei commenti. Io penso che non è vero. Io so che fanno anche la proposta e si sposano dopo 6 anni. No. Non lo sapete. Allora domani mattina ti faccio la proposta. Ma penso che se Dario avesse avuto questa cosa l'avrebbe fatta di 4 anni fa. Ok. Fantastico. Hai mai avuto la sensazione che tutto stesse crollando? No, sinceramente. Perché no, ho sempre creduto in me stessa
e ho sempre fatto le cose nel modo giusto, non sono una persona che rischia. Vabbè, sì, il rischio ci sta sempre. Sì, però non, cioè, anche con consapevolezza, né, cose pazzesche no. A volte ho rischiato, però sapendo che comunque le mie capacità, eccetera. Poi, quando ti ritrovi da sola a pensare, cosa pensi spesso? Che mamma sarai? Mi salutate? Ciao Valentina! Ti mando un bacio grande. Ciao, sì, Valentina. A volte capita, mi metto a pensare, dico, madò, chissà cosa combinerò. Com'è buona anche questa con le verdure. Ah, non devo assaggiare, amore, hai ragione. Amore, ma tu già hai finito? No, vabbè. Comunque è buona. Il metodo di mettere la zucchina cruda nel forno è top, ragazzi, non c'è bisogno di grigliarla prima, si cuoce. Comunque, io penso che un po' tutte le donne comunque hanno l'istinto materno, cioè nessuna legge un manuale come diventare madre. In quel momento impari. Non c'è una cosa più bella di lasciarsi trasportare al proprio istinto. Manuale di istruzione. E non c'è manuale di istruzione per essere genitori. Certo, ci sono libri su come. Però penso che basta che c'è l'amore. Sì, quella l'avevo fatta per prova. Vabbè, allora provo io. Falla a me la metà. Bravo. Prossimi progetti, allora, il prossimo progetto è baby, però abbiamo la casa, i mobili, la casa che va ristrutturata, arredata, quindi si prenderà tutto l'anno prossimo, penso, no? Vabbè, poi le cose cambiano a momento, ragazzi. Progetti lavorativi, sempre il nostro shop online, Calita Shop, su cui ci saranno sempre tante novità, e poi un'altra novità, però piano piano, ragazzi, perché io non ho il tempo neanche di respirare. Ah, mi vorrei dedicare un po' a questo bambino con la giusta, con giusto, come si dice, con giusto tempo. Sì, anche con la testa giusta, libera da pensieri, cose. Allora, quanti figli vorrei avere un giorno? Mi saluti, mi chiamo Amy. Ciao Amy! Allora, io adesso che penso, no, io adesso che penso a questa cosa dei figli, dico, ma forse uno va bene. Lo so. Quando arriva? Quando arriverà? Poi secondo me dopo un po' ti viene la voglia di farne un altro. Vabbè, sì. Però secondo me due va bene. Che dici, amore? Un maschio e una femmina, su. Che ne pensi? Certamente non puoi decidere se prima o mai, però. Questo è bello. No, devo decidere. Il numero? 2, 3, ma. Amore, mi dà una mano. Fai per una volta tu la mamma, E il papà. Allora sì, questo fa qualcuno, no? Tu col pancione, tu con la nausea, tu col mal di stomaco, tu con la tachicardia. Sì, amore. Mangerei lo stesso anche con mal di stomaco. Ah, sicuro, perché io come faccio? Allora, ma il nome di baby c'è o no? Questa è la domanda, ragazzi, no, più gettonata. Ragazzi, mettete le orecchie vicino ai telefonini o vicino alla televisione. Il nome... Non si è sentito, mo. Si è andata la voce un attimo. Ah. Allora, ragazzi, di nuovo... Avvicinate tutti i telefonini. Forza. Vicino alle orecchie. Il nome è? Il nome è... Avete sentito? Sentito? Amore, mettiamo un po' di coca. Comunque, ragazzi, no, a parte gli scherzi, il nome di baby non c'è, ma perché ancora non abbiamo deciso, porca miseria. Ma... comunque questa pizza è buonissima, vorrei non finisse mai, è troppo buona. Ma la puoi assaggiare un po'? No, amore. Allora, voglio spiegare questa cosa del nome, perché in tantissime, vedendo le foto del nostro baby shower, su Instagram. Ah, tutti quanti stanno dicendo leone. Tutti quanti hanno detto leone, perché non abbiamo fatto il tema del leone, ma... Un tema. Spiega perché.
Perché è il momento del re leone. No, perché il mio cognome fa del re e lei fa leone. Quindi è un'unione dei nostri cognomi. E poi sta facendo del pure re leone. E poi sta facendo pure il film del re leone. Poi a me piace proprio il personaggio re leone. A me piace proprio il personaggio del re leone, perché comunque ha un simbolo di forza, di lealtà, sì, di tenacia. A me piace proprio anche il leone, perché appunto è un animale forte. Sì. E poi ci piace anche proprio il re leone, anche il cartone, le musiche, sì, tutto. E quindi abbiamo comprato infatti anche la valigia del re leone. Tutto re leone. Tutto re leone. Ma non è esistito un leone a casa. È giusto, speriamo. Come essere agguerrito. Quindi l'unione dei nostri cognomi, no? Io non lo chiamerei mai leone, quindi inutile che mi dite mamma si chiamerà leone, io non lo chiamerei mai leone, anche se leone non è un brutto nome, non è per il nome. Oh, però... Ma io non lo chiamerei così, perché secondo me... Perché un leone è un animale. No, no, neanche per questo, amore. Per il fatto che comunque si chiamerebbe poi di cognome, quando fanno l'appello del re leone, tutti lo sfotterebbero, allora perché lo devo far sfottere a sto bambino? Ma se leone, ma... Non bisogna dare un nome ai propri figli che li mette in difficoltà oppure che li ridicolizzi. Quindi, o perché a voi piace, per esempio, a uno piace il nome, non lo so, Chantal. Però pensa se quella bambina si vuole chiamare Chantal. Ma pensa se quel bambino si vuole chiamare Leone, che poi lo sfottano, ah, Leone Fifone, oppure ah, del Re Leone. Cioè una giostra che si mettono a cantare tipo le canzoni. Comunque quando uno è piccolino lui a scuola i ragazzini sono cattivelli, sfottono, quindi io non lo chiamerei mai leone proprio per questa cosa, per non lo so che porterebbe il nome nel mio cognome, però mi darebbe fastidio che lo sfottono, il leone. Cioè i bambini, sì. Che settimana sei esagitata per il parto? Amore, rispondi tu. No, sta la quasi alla 38esima. No, sono la 38esima. No, non è agitata, è calma, è tranquilla, ancora non sa niente, sta dormendo. Ma no, tu non sai niente, quello che passerai. No, agitata no, anche perché io non ho proprio... cioè nessuna cosa, cioè sintomi che ho avuto comunque per 9 mesi, quindi non ho neanche contrazioni lievi, proprio niente, quindi dopo quel giorno che mi dai la prima contrazione io sicuro, oh mio Dio, sto partorendo, magari è tutta la contrazione, ma cioè, sì, sto partorendo, dobbiamo correre. Oh. Poi vogliamo sapere il nome di baby, quanto manca per la nascita di baby. Può nascere anche adesso, ragazzi. Preparerai tu le pappe a baby durante lo svezzamento? Questa è bella. Non so, proprio sì. Mi hanno regalato anche il cuocipappa. Cuocipappe? Penso di sì, perché comunque poi a me piace fare anche lo svezzamento, quello là, tipo l'autosvezzamento, dove tu gli metti tutte cose morbide comunque davanti. Sì, anche io metto le brioche, no, la pizzetta, tutte cose morbide, diciamo per spezzarlo. Le brioche. No, amore, si mette tipo per esempio la carota scaldata, la carota la pelle, se la mangia. Ah, queste cose qua si allora non fa bene. Un po' di pesce senza le spine. Ah, con le spine, più buono. Non vi spaventa il futuro con il lavoro che dipende totalmente da voi, un bimbo, mille cose da fare? No. Oh mio Dio, che ansia. Ma qualsiasi periodo nella tua vita è sempre come la prendi e come lo vivi, voglio dire. Se tu la vivi così, sì, ti viene l'ansia, ma invece se tu la vivi io riesco a fare tutto e quel giorno che non riesco a fare tutto lo faccio il giorno dopo. Vedi che la vivi meglio, voglio dire, non è che c'è qualcuno che ti dice che in quella giornata devi fare tutto quello che ti sei prefissato. No, io poi dopo. Sono la persona che se un giorno io non voglio lavorare, che mi voglio riposare, non lavoro, ho la possibilità di poterlo fare, però comunque è difficile, succede raramente, però capita, però è raro. Capita a te. Dopo aver partorito ti metterai a dieta? Assolutamente sì. Sicuramente sì.
Non vediamo l'ora di partorire. Ma l'ho detto tu, ragazzi, carità, ti prego, non vedo l'ora che partorisci. Ma non solo per conoscere baby, ma perché così ti metti a dieta e non mi tenti più con le tue ricette, le cose che ti mangi. Allora, però farò comunque qualche settimana di mangiare tutto quello che non ho mangiato e non mi sono neanche goduta. Non mi manca il stomaco. Sì. E beh, queste cose qua, e poi dopo metterò a dieta, però comunque non è che metterò a dieta, mangerò sano e tornerò ad allenarmi, punto e basta, non è chissà che farò digiuni, eccetera. Pubblicherai qualche foto di baby appena nato? Assolutamente sì, ovviamente vi dico sempre prima su Instagram, perché comunque su YouTube sarà molto più impegnativo, questo sicuramente, mettermi a registrare video con un bambino piccolino sarà complicato, però io penso riuscirò a farlo. La foto sarà la prima cosa, perciò dico seguitemi su Instagram, là in tempo reale noi vi avviseremo di tutto. Allora, come immagini baby? Io lo immagino capelli biondi, occhi azzurri, io lo immagino e spero che sia così, tipo sarà totalmente tutto il contrario. Prima cosa, non mi importa come sarà, ma l'importante è che sta bene, sano ed è un bambino in salute. Poi, se devo dire proprio per dire, mi piacerebbe che fosse pelle chiara e biondino, con pochi capelli, secondo tipo me, come ero io da bambina. Io ero così, io non avevo capelli. Pelle scura. No, oh, e tanti capelli, non mi piacciono tanti capelli. Sì. Mi fanno un po' paura i bambini che hanno tanti capelli da pinna. Mamma, ho fame. Sì, a me piacciono senza capelli o biondini e bianchi, chiari. Per parlare, è buffa, lo so, ma come fai a tagliarti le unghie dei piedi? Questa è bellissima. Ragazze, purtroppo non posso tagliarmi le unghie dei piedi da sola, non posso mettermi lo smalto sui piedi da sola, non posso depilarmi le gambe, linguine, nulla, non posso, cioè bisogno per forza di un estetista o qualcuno che lo faccia per te, perché non ci vedi, non ce la fai neanche a piegarci, cioè veramente non fa strano immaginarlo, ma veramente non ci riesci, se anche puoi vederti la mutandina per vedere, oh mio Dio, non te la vedi la mutandina, cioè incredibile. C'è un pancione e neanche per, infatti lui mette anche le scarpe perché non ce la faccio a lacciarmi da sola. Quando me lo dicevano non riuscirei a lacciarti le scarpe, non ci credevo, però è vero. Perché poi quando ti pieghi ti fa male, comunque ti senti... Ma se allungo il collo. Vabbè, comunque ragazze, noi mandiamo un bacio grande, interrompiamo il video anche se ci sono tantissime domande, però poi verrebbe troppo lungo. La pizza di Food Spring è stata buonissima, quindi top, la potete comprare, straconsigliata. Grazie, che altro dirvi? Seguiteci su Instagram. Sì, ragazze, vi mandiamo un bacio grande, vi aspettiamo su Instagram dove siamo attivissimi per comunicarvi qualsiasi notizia lampo. E noi andiamo a dormire che siamo stanche, adesso dovremmo digerire veramente. C'è sonno, ragazzi. Che ho, se mangiare sullo stomaco non riesco a dormire. Mandiamo tanti baci. Anche e al da prossimo... parte di baby. E certo che sta qua. Oh. Tra poco lo vedete qua in mezzo. Sì. Arriva la video. Al prossimo video, ciao. Amore, l'acqua. Amore, ho paura, amore. Amore, mi sta uscendo l'acqua. Maru. E che vogliamo il che ne so?